importante è mettere il cane sul terreno, diciamo ad incrociare il terreno. Per insegnare al cane come incrociare il terreno bisogna sia attento anche un po' ai gesti nostri. E mettendosi sul vento il cane cercherà sempre di andare in avanti e questa è una cosa molto importante, quindi andando in avanti non è soggetto a passare di dietro e quando un cane fa per girare al contrario è importante dirigersi verso il soggetto e indicargli la direzione dove avrebbe dovuto andare. Quindi è molto importante anche quando facciamo l'addestramento sul percorso guardare come è posizionato il cane e chiamare il cane sempre nel momento in cui la testa sarà posizionata in avanti, perché la posizione di essere messo così sul terreno ha una predisposizione maggiore a fare così. Se lui è girato così, se te, essendo di dietro, se te lo chiami, è più predisposto a girarsi indietro così. Il conduttore col fischietto deve praticamente gestire il cane sul terreno. Vieni. Quando il cane viene e vuole passare di dietro è sempre bene fermarlo e rimandarlo in avanti, così il cane imparerà a non passare più di dietro. Altra cosa molto, terra! Terra! Altra cosa molto importante è insegnare anche il terra prima in cortile a casa, in quanto insegnando al cane il terra a casa, un domani non avrà mai traumi sul terreno. Questi sono tutti cani che hanno la ferma innata. Comunque all'inizio bisogna un po' prepararli. Io di solito faccio così, porto il cane sul terreno, prendo una quaglia, un qualcosa così e gliela faccio odorare. E così il cane sa quello che deve cacciare. Poi successivamente prendo il selvatico e lo pongo a terra. Poi successivamente prendendo il giovane soggetto, cerco di imitare quello che nel futuro dovrà fare, cercare nel terreno incrociandolo. Il cane già dimostra di usare il naso. Già dalle prime volte vediamo che il cane ferma flesso.